E finalmente il tour de force è completo. Le recensioni trash per troppi mesi sono state assenti sul mio canale. Sono tornato la scorsa settimana dopo svariati mesi con il nuovo libro di Zorzi, però secondo me non era comunque abbastanza, dovevo scusarmi ulteriormente e quindi sono uscito, diciamo, dalle mie solite regole per affrontare un libro eterno, lunghissimo, che non finiva mai. Un libro però, attenzione, che io ho letto non aspettandomi un libro trash. Infatti comunque io credo che la maggior parte degli aspetti negativi che io ho vissuto durante questa lettura siano dovuti al non essere io nel target, ma comunque cercherò di sviscerarvi il libro di oggi che io ho letto, ripeto, non necessariamente aspettandomi un libro trash, anzi ero proprio mosso da una curiosità genuina, perché stiamo parlando del libro del momento di cui stanno parlando tutti, primo in classifica da mesi e mesi, e su questo faccio assolutamente i complimenti all'autrice, alla casa editrice, perché è un bellissimo traguardo a prescindere, cioè un ottimo, ottimo lavoro. Ma dobbiamo parlare, ovviamente dal mio punto di vista, della mia esperienza di lettura. E ovviamente, autrice, casa editrice, fan del libro, non offendetevi. That's my own opinion, e scrivetemi qua sotto invece perché questo libro vi è piaciuto. Sto parlando di un libro che veramente stanno leggendo tutti, hanno letto tutti e che voi stessi mi avete chiesto di leggere più e più volte, chiedendomi anche una recensione trash. Attenzione, e sto parlando di questo malloppo gigantesco, fabbricante di lacrime, di Erin Doom, che nonostante il nome evocativo non si tratta di un'autrice straniera, è lo pseudonimo di un'autrice italiana che ha ottenuto grande successo su Wattpad per poi sbarcare nella pubblicazione editoriale. Quindi un iter, diciamo, che ha accomunato tantissime autrici e tantissimi autori che abbiamo sviscerato in modo friccicariello nelle recensioni trash su questo canale. C'è da dire però una cosa. Diciamo che questo libro, per quanto l'esperienza che ho vissuto possa definirla trash, ha dei lati positivi e devo dirveli subito. Rispetto a tutti gli altri autori trash, secondo me Erin Doom è una delle pochissime che posso definire non trash, nel senso, secondo me è una scrittrice che può nascere. Diciamo che lei ha uno stile, innanzitutto, personale, che non è così scontato che gli autori trash abbiano, anzi di solito non ce l'hanno proprio, non c'è proprio scrittura in quel senso. Lei invece, secondo me, sa scrivere. Diciamo che ha il difetto, l'ingenuità, probabilmente dovuta alla giovane età, è che ha una scrittura estremamente pomposa che a volte si inabissa nella supercazzola, cioè ci sono delle descrizioni che mi hanno veramente lasciato basito dall'involontario trash che si creava nell'essere troppo poetica ed evocativa. Però sa scrivere perché in alcuni momenti, e io qua ho capito perché piace molto alle giovani adolescenti, lei è in grado veramente, in modo chiaro, in modo semplice, a raccontare, a descrivere la tensione sessuale. Cioè lo fa in un modo completamente naturale, riuscendo ad avvincerti. E devo dire che nonostante le sue quasi 700 pagine, io non ho vissuto la lettura come un'agonia, perché comunque, nonostante uno dei grandi difetti del libro è sì assolutamente che è ripetitivo alla nausea e che soprattutto le ultime 300 pagine potevano essere 20, in realtà l'ho letto volentieri, cioè sa coinvolgere molto bene e soprattutto questa tensione della relazione pericolosa lei la descrive molto bene, cioè riesce veramente a trasmettertela, mentre altrove siamo nel buio totale del gusto estetico. Qui invece ce la si fa, secondo me.
Quindi, un milione di volte meglio Erin Doom di Anna Todd, sicuramente, almeno dal mio punto di vista. Tuttavia, dobbiamo parlarne. Allora, che cos'è Fabbricante di Lacrime? La copertina non vi tragga in inganno se non sapete niente, non si tratta di un fantasy. La copertina urla fantasy, sembra una cosa simile a Shadowhunters, e anche il titolo, Fabbricante di Lacrime, dici, è là che è sta roba! Sembra uno di quei libri di Melma che recensisce Elenia, no? Che si è buttata sul supernatural, e invece no, non c'è nulla di sovrannaturale. Siamo nei territori del romance puro, con, diciamo, delle sfumature fiabesche, ma in realtà molto sottotono, non così evidenti, più metaforiche, diciamo, dove naturalmente sotto la coltre della poesia o della poesia forzata si trova l'ennesima storia della Bella la Bestia. Almeno abbiamo la bella ragazza pura di cuore, che è talmente pura che tu le puoi anche sparare in un piede e lei comunque ti dà un bacino, perché è talmente pura di cuore che una piccola fiammiferaia che riceve soprusi a destra manca e non cova mai un desiderio di odio, proprio è pura, è veramente bidimensionale da questo punto di vista, anche se in realtà, nonostante questa purezza forzata, Erin Doom riesce a darle una personalità e una caratterizzazione. E la controparte, ovviamente il buio, la tempesta, è il nostro cosino, che fa paura. Allora, sono Nika e Rigel. Rigel! Che sembra un po' Rider! In realtà il nome è giustificato, nel senso che Rigel fa riferimento a una stella, ha comunque senso all'interno del libro, quindi per una volta, anche se il nome è brutto, ha un senso, è giustificato. Rigel fa paura, vi ripeto. Ecco, però apprezzo il fatto che non si sia troppo tentato di farlo diventare una montagna russa di emozioni, tipo oh cara, come ti sei tagliato, oddio, come è tutto bene, piccola cosa, e poi esplosione di rabbia come succede in After. Rigel fa proprio paura dall'inizio alla fine, nel senso che lui viene proprio descritto come una presenza che attrae, ma e sai che è pericolosa, ma ti ci avvicini lo stesso. Sembra che abbia un'aura sovrannaturale veramente, e lui è un animale totalmente. Cioè, è vero che, come in ogni libro di questo tipo, lui c'ha il passato doloroso, quindi si trovano delle giustificazioni nel comportamento che ha attraverso traumi infantili, e abbandono, si tenta anche un po' la carta del entrare anche in territori scomodi, se non sai raccontarli bene, come la malattia mentale, quindi ci sono dei motivi sicuramente perché questo ragazzo si comporti così, e non è psicopatia pura come invece lo era in Ardyn, però comunque è terrorizzante. Cioè, questo ragazzo con gli occhi neri che si vedono al buio, cioè, cos'era, il Kraken? No, vi giuro, ci sono più momenti in cui lui ha gli occhi nerissimi, ma nonostante questo, nonostante ci sia il buio pesto, questi occhi si vedono. E più di una volta succede, lei sente proprio le iridi di lui, che la fissano nella notte. E io avevo paura in questi momenti perché mi immaginavo, lei nel buio pesto non si vede una bega, però vedi comunque le iridi, non so come, e avevo paurissima. Cioè, una creatura angosciante, che viene descritta come buona e bellissima, però angosciante. Cioè, penso che sia il bad boy young adult più terrorizzante che io abbia letto. Cioè, è un horror, ve lo giuro, è un horror. Ecco, diciamo che se tu togli tutta la scorza poetica, resta sempre la stessa storia. La storia della Bella la Bestia, di After, cioè una sorta di romance, o come viene definito in gergo, perché c'è proprio questo sottogenere, un bully romance, dove sostanzialmente cosina e cosina vengono, nascono nel conflitto, ma c'è già l'amore che germoglia in sottofondo, nonostante uno dei due sia tossico nei confronti di quell'altra. Solitamente è lui che è tossico nei confronti di lei, ed è effettivamente quello che succede anche qua. Però la cosa è che lui proprio la respinge totalmente. Non ci sono mai
dei comportamenti eccessivamente eclatanti, come succede in After, cioè lui se ne sta sempre sulle sue, è un po' creepy sicuramente, però diciamo che riesce bene a creare questo senso di pericolo che l'autrice voleva far creare, sicuramente, cioè io ero terrorizzato, cioè Rigel mi terrorizza, è proprio animalesco, non parla mai, sì, ci prova verso la fine a raccontare anche il lato più emotivo di questo ragazzo, prova a entrare un po' nella scorza dura, ma quando comunque si solleva la scorza della ferocia e del fatto che lui non si faccia sentire, comunque non entriamo mai veramente nella sua emotività. È proprio animalesco in questo senso, perché quando lui invece diventa tenero, diventa un animale sessuale sostanzialmente, bramoso di desiderio. Ecco, questo diciamo che è il plot centrale, ma anche tutto ciò che concerne attorno a questa storia in realtà è formata da cliché già visti. È proprio un cliché dietro l'altro, che appunto viene un po' camuffato da questa scrittura pomposa, altisonante, e dal fatto che l'autrice riesca a raccontare questo genere di storie. Però il problema è che probabilmente anche Wattpad in questo è complice, perché tu mettendo un capitolo dietro l'altro come se fosse una serialità, molte cose le introduci dopo, alcune cose che introduci prima le lasci andare via, te le dimentichi, poi le riprendi o le tratti in modo molto superficiale, quindi diciamo che ci sono dei problemi secondo me nella struttura di questo libro, che a volte non dico essere confusionaria, ma un pochino. Di sicuro un aspetto di struttura che secondo me è una scelta stilistica, ma che non mi è piaciuta per niente, ma per niente, è che il romanzo è scritto dal punto di vista di Mika, con un io narrante, ma a caso, a volte, e non sempre, un paio di volte, si legge il pensiero di Rigel dalla terza persona, cioè c'è un cambio costante tra la prima e la terza persona singolare. A parte che è brutto, io capisco che alle lettrici a cui piace il romance piace anche entrare dal punto di vista di lui, ma tutta l'evocatività che ci ha creato Erin Doom con questo ragazzo misterioso di cui non si sa niente, che fa paura ma è bellissimo, è angosciante, quando entravo nei discorsi di lui, nei pensieri di lui, mi cadevano le braccia, perché a parte che non li sentiamo direttamente da lui, e questa cosa secondo me, la scelta della terza persona è voluta proprio dal fatto che lui non si espone come personaggio, quindi è anche pensata. Il problema è che io non voglio sapere cosa pensi lui, perché lui deve essere una creatura misteriosa che viene svelata pian piano. Cioè, il fatto che tu mi dica delle cose che io in realtà già immagino, cioè che lui è innamorato di lei da sempre, colpone di scena! Ecco, non devo, cioè, non volevo saperlo tramite, volevo scoprirlo, anche se lo sapevo già. Quindi la terza persona, in realtà, anche se tenta di farmi entrare nelle emotività di Rigel, non racconta nulla di nuovo e soprattutto mi rende il personaggio meno misterioso. È una cosa che non mi è piaciuta. Però vabbè, iniziamo, perché qua abbiamo tante pagine da sondare e secondo me questa recensione verrà fluviale. Tenetevi pronti, prendete popcorn e iniziamo. Da dove nasce innanzitutto il titolo Fabbricante di lacrime? Tu dici, mamma mia, che paura. Nasce da una fiaba, esatto. Infatti, l'aspetto, diciamo, gotico della questione parte proprio dal contesto. Noi conosciamo questa Mika e Rigel che si trovano in un istituto, in una sorta di orfanotrofio. Infatti, Mika ha perso i suoi genitori quando aveva solo 5 anni, mentre Rigel è stato proprio abbandonato e il suo nome gli è stato dato dalla tutrice Margaret di questo istituto che si chiama Grave. In realtà non è proprio il nome vero dell'istituto, però i bambini che ci abitano lo vedono come una tomba, un cimitero, è proprio un luogo brutto dove vengono trattati malissimo e dove tra l'altro poi si scoprirà successivamente vive costantemente l'abuso, cioè l'abuso è all'ordine del giorno, quindi una situazione decisamente angosciante e terribile, diciamo per tenersi compagnia i bambini si raccontano tante storie
E una di queste è appunto la favola del fabbricante di lacrime, la fiaba del fabbricante di lacrime, che è ambientata in un mondo dove nessuno può piangere. E quindi sostanzialmente c'è questo fabbricante di lacrime, c'è proprio un artigiano che fa piangere la gente, da cui tutti vanno a chiedere di piangere. E poi il succo è: ricordati di non mentire al fabbricante di lacrime! E io dico: aiuto! Fortunatamente, diciamo che l'esperienza gotica, favolesca, termina presto, perché vi giuro, io già con questo monito a non mentire al fabbricante di lacrime mi veniva un po' da ridere, nel senso che sembra quasi un monito terribile, angosciante, però ogni volta che leggevo questa parte di fiaba dicevo: e quali sono le conseguenze? Non c'è nulla di ciò. Cioè, io posso dire: voglio piangere perché mi sono pestato il mignolo del piede, anche se non è vero, e quindi, cioè, vabbè, è tutta una questione sulle emozioni, sul sentire le cose davvero. Vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso, l'atmosfera favolesca termina subito, perché la nostra cara Nika, che è una ragazzina che ha impresso nella mente il ricordo della madre che le disse di non dimenticarti della delicatezza, una frase che leggeremo 400 volte all'interno di questo romanzo, ancor peggio di non mentire al fabbricante di lacrime, è una ragazza, vi dicevo, pura. Pura a tal punto che, vi giuro, voi potete fare la cosa più terribile del mondo, lei comunque porgerà l'altra guancia. È proprio veramente... È troppo buona. Ovviamente non sa di essere bellissima, ovviamente ce le ha tutte, ma rispetto a altre protagoniste young adult, diciamo che è molto meglio caratterizzata. Innanzitutto viene mostrato anche il lato, diciamo, più oscuro di Nika, soprattutto nei suoi ricordi traumatici. Noi entriamo veramente nella sua psiche, nel suo essere, e allo stesso tempo diciamo che Nika comunque è un personaggio che esce, diciamo, dalla bella e buona e basta. Diciamo che a volte entra in una bontà, in una delicatezza, che a volte diventano maniacali, e che sono un aspetto interessante del personaggio. Cioè, lei ha questa ossessione per salvare tutti gli animali, ma proprio a livello ossessivo, cioè parla con le formiche, accarezza i topi, salva le lumache, ha proprio questo fortissimo amore verso tutti gli esseri viventi, e soprattutto ha la sindrome della croce rossina, perché il nostro caro Rigel, che vi dicevo è un animale, non è una persona, alla fine è un po' come il passerotto che non riesce a volare, lei lo vede così, è un libro sulla sindrome da croce rossina. Rigel, vi dicevo, è un ragazzo che è molto misterioso, è inquietante, non apre bocca, e quando apre bocca per dirti una cattiveria, in compenso è bellissimo, è bello come la luna, splende come le stelle, sa suonare il piano. In realtà non ho capito in che modo, diciamo, perché sa suonare benissimo il piano, e scopriremo tra l'altro che gliel'ha insegnato la tutrice, perché lui era il favorito, era l'unico che non riceveva, diciamo, le botte, perché era il favorito di questa tutrice che aveva trovato, e lei in modo un po' psicopatico si è spacciata per sua madre, sostanzialmente, però diciamo che nonostante questo, molto spesso quando suona il piano Rigel, anche se strimpella, fa tu 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 tu, comunque viene descritto come: ah, com'è possibile che toccando un solo tasto Rigel riesca a suscitare le emozioni dell'anima, le melodie evocative, e ti fa un pippone sulle melodie evocative, anche se vi giuro viene scritto prima che lui ha premuto un tasto. Adoro. Ecco, diciamo che entriamo subito nel cliché adorabile con quel ghigno riferito a Tyler, a Rigel, che anche lui è in questo istituto, era la mia condanna. E lui la chiama Falena. Vola via, Falena! Oh, mamma mia! Fatto sta che vengono adottati. Hanno 17 anni e vengono adottati dalla stessa famiglia. Una famiglia amorevole, composta da Anna e Norman. Ora, quanto è realistica questa cosa?
Diciamo che non so molto di adozioni o di... non sono preparato in questo, però mi sembra strano che la modalità con cui viene descritta l'adozione avvenga veramente così, cioè due persone, è come, viene descritta un po' come se questi due arrivano all'orfanotrofio, guardano i ragazzini, i bambini e dicono voglio quella riferita a Nika, come se fosse in un canile e poi quando hanno scelto di adottare Nika vedono Rigel là che suona al piano, dicono moda e voglio anche lui, voglio anche quello, e sì. E già il giorno dopo, il capitolo dopo, si parla del mese di prova. Ebbene sì, perché non mi ricordo se è un mese, ma hanno un periodo di prova ai genitori per decidere se tenersi figli o no. Cosa? Cioè, almeno io l'ho intesa così. O comunque se i figli si trovano bene, se non ci sono problemi. Certo, c'è comunque l'assistente sociale. Diciamo che si è dato colore a questa cosa che mi è sembrata realistica, soprattutto una famiglia che adotta due 17enni così, e è talmente irrealistico e puerile questa cosa, che è chiaramente una sorta di Deus ex machina per fare in modo che loro due, che pur odiandosi, noi sappiamo che sotto sotto si amano, lei lo ama già a pagina 3, per il Deus ex machina dell'amore proibito, è impossibile perché diventeranno fratelli, cioè serve solamente a quello, anzi serve solamente per farli vivere nella stessa casa. Punto, vabbè. Ed è un peccato perché in realtà i genitori adottivi sono dei genitori normali. È una cosa strana all'interno degli young adult trash perché i genitori sono comunque amorevoli, presenti, cioè veramente una bella genitorialità hanno. Però vengono descritti, diciamo, Anna, che è la madre, è più presente, il padre Norman è un po' più dimenticato, però comunque è una bella genitorialità quella che viene presentata. Il problema, appunto, che mi sembra che a me sembra che la dinamica sia totalmente irrealistica. Fatto sta che qui viene spiegato che Rigel è chiamato così perché Rigel è la stella più luminosa della costellazione di Orione e che quella sera brillava come una ragnatela di diamanti sul letto di velluto nero. E poi indovinate che cognome ha Rigel? Perché lui non ha nome perché è stato abbandonato, no? Wilde, come Oscar Wilde, perché lui è bello e maledetto. Ah, che cliché, aiuto! Attenzione a come viene descritto Rigel, eh? Rigel ustionava gli sguardi. Catturava l'attenzione come lo scheletro in una casa in fiamme. Come cattura l'attenzione come lo scheletro? Cioè, vedete, allora, lei scrive comunque bene, ma quando cade, cerca di trovare delle metafore ardite o delle similitudini visionarie, a volte capitombola nel trash, soprattutto quando parla di Rigel. Quindi, vabbè. Un incubo vestito dai tuoi sogni più nascosti. Questa è proprio Harmony, però, devo dirlo. Riccioli di gelo mi sfiorano la pelle. I riccioli di gelo. Vabbè. In ogni caso. Ah, poi. Qua mi sono segnato frasi a caso. Qua siamo proprio nella fase iniziale. Lei è angosciata, appunto, perché dovrà vivere insieme a Rigel. Mi portai i capelli dietro le orecchie, ma quando lui incrociò il mio sguardo, sembrò rivalutarmi. Il fastidio svanì dal suo volto e rimase immobile, come folgorato dai miei occhi. Adoro. Vabbè, fatto sta che lei va in questo liceo, ovviamente va in una nuova scuola, dove tra l'altro avrà modo di farsi due amiche. In particolar modo l'esplosiva Billy, che in realtà si chiama Wilhelmina, una ragazza bionda, esplosiva, yeah, fashion party, che è migliore amica con il suo opposto, cioè questa Miki, che è una metallara, una dark, molto scontrosa, introversa. E diciamo che è un'amicizia che subito spiazza, però si trovano bene, diciamo che diventeranno le due amiche di cosina che scopre appunto la normalità della vita, quindi lei vive questa favola del ritrovare una famiglia e non vuole lasciarlo scappare. Non vi ho detto anche che la particolarità di Mika
è che lei indossa dei cerotti che l'aiutano anche, diciamo, sulle dita, che l'aiutano anche, diciamo, a eliminare, diciamo, le sue angosce, le sue paure. E è un personaggio che comunque viene svelato pian piano, secondo me anche in modo abbastanza giusto, cioè riesce a entrare in lei, riesce a entrare veramente nell'emotività in Nika. Rigel comunque rimane veramente un enigma, un punto di domanda, ma non sempre nel modo positivo del termine. E poi, mentre arriva Billy, che è questa amica, questa nuova compagna, lei rimane tipo incantata dallo sguardo di Nika e cosina. Anche lei rimase rapita dalle particolarità delle mie iridi. Sono i tuoi occhi, Nika. Nika, dicevano i bambini più piccoli quando chiedevo loro perché mi guardassero in quel modo straniato. Nika ha gli occhi del colore del cielo che piange. Gli occhi del colore del cielo che piange. Una nuova tonalità Pantone, comunque grigi. Ok, ce li ha grigi ovviamente. Vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso... ci sono altri what the fuck, a volte la scrittura proprio capito ombra e what the fuck continui. Allora, Billy ama la fotografia e questo è un dialogo. Mi piace fotografare la gente, è interessante vedere i moti del viso immortalati sulla pellicola. I moti del viso, ma poi soprattutto in un dialogo, i dialoghi a volte sono veramente macchinosi. In ogni caso, fortunatamente questi deliri concettuali che dovrebbero essere ciao come stai, sono Nika piacere, i moti immobili del mio viso, vabbè, scoppia una rissa, cioè una rissa ovviamente, chi è il responsabile, ma certamente, no, lo avete già capito, è l'animale con gli occhi neri, Rigel! Che si sta menando con Phelps, che è una sorta di bulletto sfigato. Le pupille mi si bloccarono su di lui, riuscii a riconoscerlo solo in quel momento. E questo tizio qua era il ragazzo di quella mattina, quello a cui era andata addosso l'entrata, quello dei libri. Sì, perché un tizio gli ha chiesto in prestito dei libri e l'ha osservata un po' troppo e quindi rissa. Ogni volta... lui viene ripresentato, poi parlando di questa rissa viene detto che Rigel comunque è uno che attirava anche tantissimi potenziali genitori adottivi, perché è un bambino bellissimo, attira tutti, però lui faceva di tutto per rovinare le cose, non voleva farsi mai adottare. E perché questa volta avrà accettato? Ma certamente perché c'è lei, lo sappiamo già. C'è una frase in cui non potevo non soffermarmi. Lui le dice, Rigel, le dice una cosa che dimostra il what the fuck esplosivo quando lei prova a sfiorarlo e dice: non toccarmi con questa casualità, mai. Non toccarmi con questa casualità. Anch'io vado a toccare tutti con la casualità così. Oh, che caso! Adoro. Subito dopo Nika ci svela appunto che lei ama liberare gli insetti, ama aiutarli, ma lei ha la paura delle vespe, perché una volta una vespa l'aveva punta. In ogni caso quello che è importante è capire le sensazioni che prova ogni tanto, come sfiorai un petalo e la sensazione di velluto fresco mi baciò la punta dell'indice scoperto. Cioè ha toccato un petalo, punto. Mi baciò la punta, il petalo di velluto. È troppo pomposa a volte la scrittura, è veramente pomposa. Comunque noi scopriamo che i nuovi genitori adottivi di Nika, rispettivamente Anna e Norman, si occupano Anna di fiori, infatti è una fioraia, mentre Norman si occupa di disinfestazioni. La povera Nika è sconvolta, come osa quel padre che mi ha adottato, quell'uomo amorevole, a uccidere gli scarafaggi, come osa! Diciamo che l'aspetto etico si inoltra in cosina che non riesce proprio a mandar giù questo lavoro, nel senso che per lei è troppo. In ogni caso, questo serve anche da parallelismo, no? Perché in fondo la fiaba la tesseva Rigel. Lui era il ragno. I miei occhi frettolosi lo trovarono lì, la spalla appoggiata all'angolo.
Il suo fascino velenoso era infestante. Lui era infestante. Quindi c'è il parallelismo con la disinfestazione dello scarafaggio che è infestata dal veleno di lui. E lei, un giorno capiranno chi sei veramente. Lui, ovviamente. Ah sì? E chi sono? Sei il fabbricante di lacrime. Lei lo dice perché lui la tratta malissimo. Cioè proprio le dice in casa, la evita, la insulta, non vuole avere a che fare con lei. Lei si avvicina, lui si scosta, dice devi uscire da camera mia, e ringhia, abbaia. Quindi fa proprio il bulletto, si comporta da animale con lei, senza la minima socialità, e lei, presa male perché vuole trattarlo come un passerottino ferito, dice «Sei il fabbricante di lacrime! Mi fai uscire tutte le lacrime! Brutto! Cattivo!» Ecco, fatto sta che Rigel attira sempre l'attenzione di Cosina. Rigel era lì, di profilo, perfetto come un quadro. La luce inondava la stanza e i capelli neri risaltavano nell'aria soffusa, incorniciandogli il viso attraente. Le dita affusolate sfioravano appena i tasti del pianoforte, producendo spettri di melodie che si dissolvevano nel silenzio. Era splendido, era splendido. Lui fa sempre questi spettri di melodie che magari nella testa di, cioè, dovrebbe evocare delle melodie malinconiche, toccanti, però vi giuro, spettri di melodie mi sembrano proprio del tu, cioè che delle melodie che sono appena accennate, ma che in realtà, invece lui praticamente riesce ad evocare una musica, una composizione con anche di canto, con tanto di coro, perché con un semplice piano vola l'abisso, e fino a che, nonostante questo suo lato sensibile del piano, per caso hai paura di me, falena? Rigel, per favore smettila! Oh no no, Nika, oh no no! Tu devi smetterla! Questo tono da usignolo indifeso non farà altro che peggiorare le cose. Lui è terrifica, lui è veramente, fa paura. Un'altra particolarità di Rigel è il suo respiro. E voi vi direte, vi giuro, non so se ha l'asma, che problemi ha. Fatto sta che Nika riesce a sentire il suo respiro anche a chilometri di distanza. E io mi immaginavo, o Cosina ha un super udito per il respiro di Rigel. Fatto sta che come diavolo fai a sentire il respiro di una persona dal corridoio mentre questa persona è chiusa in stanza? Ora, a meno che non russi, mi chiedo, invece no, in questo caso il ragazzo è sveglio, sta respirando normalmente, eppure il respiro lo sente. E più di una volta si sente questo respiro lontano insieme alle iridi nere che brillano al buio. Mi resi conto che si trattava del suo respiro e ho detto, è la Madonna, che respiro ha sto qua? Tuttavia sentirlo respirare così mi fece dimenticare per un momento i miei propositi. Ecco. Dallo spiraglio della porta riuscì a vedere le vene gonfie, era dallo spiraglio, le vene gonfie sulle braccia irrigidite e i pugni chiusi lungo i fianchi. Sulle nocche e le dita che stava stritolando erano esangui, sembrava furioso. Allora, qua vi voglio fare uno spoiler, quindi vi avviso. Ci sono tanti momenti all'interno della prima parte del libro dove lui ha questo atteggiamento di immobilità che stringe i pugni. E io ho detto, mamma mia, che paura, cosa sta facendo? E questa cosa in realtà mi piace perché anche nel lettore instaura, diciamo, la paura che sente Nika nel vederlo così strano. E proprio c'è questa sorta di giudizio sul suo essere lui terrificante, che però si svela, ve lo dico già verso la fine del libro, che in realtà Rigel ha una malattia mentale, psicologica, una problematica, che lo spinge ad avere delle fortissime crisi. E in queste crisi lui tende a stringere i pugni, perché deve smorzare queste crisi, che lo portano a tagliarsi i polsi, cioè non i polsi, i palmi delle mani, è pieno di ferite sui palmi delle mani. Quindi diciamo che questa cosa che rivela quello che lui fa veramente, verso la fine, costruendoti però una suspense sul fatto che lui sia un animale furioso,
è stata costruita bene. Le modalità sono un po' cliché, sinceramente, invece. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso lui fa paura. Potevo approfittare della sua assenza per la... Ah, sì. C'è un momento in cui Anna chiede a Cosina di aiutarla a fare la lavatrice e a portare i vestiti asciugati in stanza. Ecco, lei deve portare i vestiti a Rigel perché, vi dico già, i genitori, Anna e Norman, i genitori adottivi, nonostante il loro essere presenti e amorevoli, non si accorgono che Nika e Rigel non si parlano. Perché? Ecco, questa è una cosa che non ho capito. Intanto c'è Manila che urla, che vede le cose, che salta, cosa c'è Manila? Cioè, come fanno questi due a non accorgersi che i loro figli adottivi non si parlano? Cosina gli ha detto: io vado d'accordissimo con Rigel, parliamo sempre, ma non lo fanno mai. Rigel allontana Nika al minimo battito di ciglia e nonostante questo i genitori non si accorgono, non fanno domande, non dicono niente. Pensano che carini, si vogliono bene. Non l'ho capita questa cosa. In ogni caso Cosina deve portare le magliette a Rigel e lei lo vede proprio come la prova del 9, la sfida col boss finale. Potevo approfittare della sua assenza per lasciare lì i suoi vestiti senza incontrarlo. La porta si aprì e ogni mia speranza si infranse. Attenzione, le sue iridi mi catturarono come un incantesimo nero. Cioè, questo era lì dietro la porta così, con le iridi che si illuminano al buio. Come poteva quel ragazzo di 17 anni bruciare gli occhi in quel modo? Quindi quando ho letto questa cosa, ok, è una metafora, ma io mi sono immaginato lui che con lo sguardo fa così e lei che prende fuoco tipo con gli occhi, con gli occhi che prendono fuoco. Bruttissima immagine, veramente, lo giuro. Nel tramonto i suoi capelli neri avevano i riflessi del veleno. E lui: io sono il fabbricante di lacrime per te. Io sono il lupo della storia, non è vero? Allora dimmi, Nika, come la chiami una gentilezza verso qualcuno che vorresti vedere sparire se non ipocrisia? Perché lui le dà dell'ipocrita, perché lei è molto gentile con lui nonostante riceva solo pesci in faccia e le facciano bruciare e abbia gli occhi bruciati, ok? Quindi lui le dà dell'ipocrita perché agli occhi di lui lei è una piccola cosina buona e siccome è buona anche con chi odia. Una roba del genere. In ogni caso noi sappiamo che in realtà già da subito è Twilight vibe, cioè lui è innamorato già perso di lei da mo, da quando aveva 5 anni, e nonostante questo lui la respinge perché con la cosa del dark boy tormentato, tutto è rotto dentro di me, tutto è distrutto dentro di me, ascolto il cradle of filth e mi si scioglie il mascara dalle ciglia, cioè sono distrutto nell'anima. E vabbè, fatto sta che lui ancora affonda il coltello nella piaga. Lo sai perché le favole finiscono con per sempre, Nika? Per ricordarci che ci sono cose destinate all'eternità, cose immutabili, cose che non cambiano. È nella loro natura essere ciò che sono, altrimenti l'intera storia non sussiste. Non puoi sconvolgere l'ordine naturale senza sconvolgere quel finale. E tu, ma questo è un discorso, è un monologo politico. E tu che fantastichi tanto, tu che non fai altro che sperare, tu che sei così aggrappata al tuo lieto fine, hai abbastanza coraggio per immaginare una favola senza lupo. Cioè, ma come parlano? Ma perché? Lei lo guarda tipo così, persa nei suoi iridi, poi ha gli occhi bruciati, quindi vabbè. Fatto sta che, ecco, poteva mancare il triangolo scemo? No. C'è anche qui il triangolo scemo, ma attenzione, c'è una novità. Cosina è innamorata sempre solo di Rigel, si introduce solo questo terzo ragazzo che palesemente sin dal primo giorno in cui si scontra con questo
noi capiremo essere l'altro lato scemo del triangolo, cioè il Ben della situazione, un Ben in versione dark, vabbè, un povero sfigato sostanzialmente. Lei, diciamo, che va da questo sconosciuto, che scopriremo chiamarsi Lionel, un ragazzetto sfigatino, che poi avrà anche proprio dei comportamenti sbagliati, ma li vedremo dopo. Lui è lì tranquillo a farsi i cavoli suoi e lei va lì e dice: Scusa, pigolai, la lumaca. Praticamente questo ha una lumaca sui pantaloni, una scena di un trash. Cioè questo è lì che sta studiando, sta leggendo per i fatti suoi, c'ha una lumaca sui pantaloni e questa tizia, che non ha mai visto: posso toglierti la lumaca dai pantaloni? Che sembra un po' un giro di parole per affermare altro. Scusa, come? Io vorrei prendere in mano la lumaca. Lui: vuoi prendere in mano la mia lumaca? Sì, ma faccio piano. È che l'avevo appoggiata qui. Dopo averla... Scusate, ma... Quanto è doppio senso il dialogo prima? Mi sono dovuto bloccare un attimo. È che l'avevo appoggiata qui dopo averla tolta dalla strada. E stai fermo, vorrei metterla al sicuro. E lui: ma che diamine! Vabbè, fatto sta che questo è l'incontro romantico che avviene tra Cosina e Lionel. Lei è andata a disturbare un tizio che si è trovato una lumaca sui pantaloni. E lui, completamente nel what the fuck, viene, diciamo, travolto dal pensiero di lei. Cioè lei gli fa una puntata di Super Quark in cui gli spiega in modo poetico che la lumaca è un animale fragile e dice: nel guscio è al sicuro, è la sua casa. Io a quel punto avrei detto: eh? E invece lui è innamorato perso, si innamora in quel momento lì, con lei, Piero Angela, di noi altri. Vabbè, lasciamo perdere. Fatto sta che c'è del dramma, c'è questa sorta di usanza San Valentino in cui si regalano delle rose, ok? In questa scuola, nel liceo di Cosina, ogni rosa ha un colore specifico e ogni colore ha un significato. Diciamo che la rosa bianca significa affetto profondo, amore, la rosa rossa vuol dire passione, poi c'è, insomma, vabbè, lasciamo perdere. E ovviamente Cosino riceve una quantità di rose disumane e le butta per terra, però le rifiuta. Lui, che è così valoroso, così misterioso e inafferrabile, addirittura arriva la cheerleader della scuola che gli dice: io ti voglio conoscere, e lui: non mi conoscerai mai, cioè così, una roba del genere. E ovviamente in questo contesto, siccome anche la ragazza del Pirla dell'inizio, quello dei libri, quello che in realtà si è preso le botte di Rigel e ora la sua fidanzata va da Rigel perché se lo vuole fare, lui va lì a chiedere spiegazioni in modo un po', diciamo, un po' troppo rude, e si becca dei pugni in faccia anche questa volta. Vabbè, lei è tipo, lei cerca di afferrare Niger, ma lei è completamente persa in questo spettacolo di violenza. Lo afferrò aggressivamente per la spalla, ma nel momento in cui lo toccò desiderai che non l'avesse fatto. L'attimo dopo una mano lo ghermì per la nuca e la sua faccia si schiantò con una brutalità inaudita contro il pianoforte. Perché prima di questa rissa lui stava suonando, ovviamente, perché il bello, lo yin e lo yang, la bellezza e la speranza. Fatto sta che il dramma c'è, vi dico già che c'è Billy, l'amica di Cosina, che riceve una rosa bianca tutti gli anni ed è di un ammiratore segreto sostanzialmente. Invece Cosina, attenzione, riceve una rosa nera. Chi gliel'avrà data? Chi? Il grande Babau? Una rosa nera significa morte e lei scoppia in lacrime e se ne va dalla scuola. Ecco, questa è la prima parte della recensione trash del Fabbricante di Lacrime e siamo solo qui. Quindi preparatevi perché domani vedrete la seconda. Diventerà fluviale questa recensione, tanto che non metterò neanche parte 1 di, perché voglio vedere dove arriviamo. In ogni caso, per oggi abbiamo detto abbastanza. Seguitemi per scoprire qualcosa in più riguardo a questo libro fluviale e vi aspetto domani. Ciao ciao!